Alla vostra. È un bignè. Buoni questi bignè? Li fate voi? Certo. Con le vostre manine? Sì. Finalmente si ritorna a fare le cose con le manine? Sì, sì. Perché adesso con tutte queste lieviti strane, queste cose, no, metti roba... dentro una pizzetta così diventa una torta di stelle. No, questa è roba genuina. Fate proprio brave donne, bravi uomini, bravo artigianato italiano. Vieni Renato. Renato, hai una valigetta, questo è un regalo in versione scura di Eder Parisi. Questa, sì, ma tu non sai che c'è qui appunto, dentro. È la sigla di Crelù. A Pippo, che c'è? Sai che c'è qui dentro? Che c'è dentro? Ci stanno 21 elementi d'orchestra. Ci stanno tecnici. Sì. Cos'è questo bignè? Sono tutti giapponesi. Lo sto mangiando con troppa avidità, sì, sto bignè. Allora. Ci stanno elettricisti, macchinisti, la sarta, carina, piccoletta, sì, ma c'entra pure lei. Poi c'è scenografia da urlo. Io costumi vorrei, da impazzire. Vorrei approfittare per leggere, ecco, vedete, i colori tipici della Zerolandia, per dirvi quale sarà la tournée di Renato Zero. Tournée attesissima. Io quando esco dal teatro o dallo studio 2. No, ma approfitta perché nella tournée poi perdi molte energie. Hai capito, sì. Sì, sì, sì. Allora, debutto a Terni, al Teatro Politeama di Terni, poi a Livorno, Teatro Gran Guardia, poi Piacenza, Bologna, San Giovanni Valdarno, Lanciano, provincia di Chieti, San Rufo in Calabria, Castrovillari, poi a Roma fare le feste di Natale, mi pare, Sevenato, qui al Flaminio. Poi non sporcarmi il vestito, mi rovini. Allora, poi a Torino, al Teatro Alfieri, ecco, lo sapevo. Carino stavolta. Firenze, carino, è un capetto d'affezione. Dunque, poi a Firenze al Teatro Apollo, a Palermo al Teatro Tenda, a Bari al Teatro Petruzzelli, a Napoli al Teatro Metropolitan. Questo è e quanto... Poi, e poi fino, c'è sì, in Sardegna. Poi c'è la Sardegna, poi c'è tutto il resto dell'Italia, perché non bisogna dimenticarci dell'estero. Certo. La Sicilia e la Sardegna, per esempio. Okay, estero, grazie. No, nel senso che... No, scusate, eh. No, scusate, vorrei dire una cosa, consentitemi di dire una cosa, quando si parla del tournée, nel caso nostro, ma quando si parla anche di amministrazione, quando si parla, si fanno dei discorsi, dice questa Italia ha bisogno di questo, c'ha bisogno di quell'altro, cioè, si dimentica sempre delle povere isole, che fra l'altro, cioè, se uno fa così, io non so nuotare, ma uno che sa nuotare, fa così o due bracciate ci arriva, quindi siamo in Italia anche lì. Io tra Scilla e Cariddi mi distendo e già tocco. Ma tu hai, scusa, ma tu perché c'hai naso? Bene, allora facciamo tanti allora, ecco, io in bocca al lupo. Aspettatemi che arrivo da ti consegno tutta la compagnia. Tutta la compagnia pesantissima. Buon viaggio. Grazie, in bocca al lupo. A presto. Ciao Renato, figlia di un altro pasticcino.